questa sera noi reagiamo a un atto di mafia, perché quando certi bisonti asini della politica vogliono imitare i mafiosi, sono mafiosi stupidi, ignoranti, cretini e devono andare a fare in culo, perché questo è il primo messaggio che voglio mandare a chi ci voleva impedire di parlare questa sera. E sì, noi abbiamo sbagliato, perché abbiamo purtroppo contribuito a eleggere un asino della politica, ovviamente, che cerca di fare il ministro degli esteri, è sempre fuori, fa l'ambasciatore tra Miami, New York e non si sa quando, si potrebbero vedere le fatture e le missioni, si potrebbero vedere tutte queste cose, chissà in questi anni il turismo che impiccata ha avuto a Taormina, mi pare che è in una fase ascendente, è salita sempre di più, sono salite le fatture delle missioni di questi personaggi e cercano di imitare i mafiosi, non ci riescono, perché noi siamo qui, stiamo parlando, stiamo aspettando che qualcuno ci fermi, stiamo aspettando di capire se sono veri mafiosi, ma credo che sono mafiosi stupidi, stupidi! Lui e il suo segretario, non so chi è che gli ha scritto le letterine. Perché che è successo stasera? Perché noi stasera siamo comunque qui? 4 giorni fa abbiamo fatto una richiesta per fare il comizio, questa sera, in questa piazza dove li abbiamo fatto spesso. Non c'è stato periodo dell'anno che non abbiamo comiziato in questa piazza. A un certo punto ieri, credo mezzogiorno l'una, dopo che abbiamo stampato i manifesti, comunicati stampa e quant'altro, ci arriva una comunicazione a firma di questo abusivo, il sindaco di Taormina, che non ci autorizzava il comizio qui, ma ci mandava in periferia o forse qua un'altra piazza più sopra, perché c'erano due problemi. Uno riguardava le funzioni religiose e noi francamente abbiamo sempre aspettato che le funzioni religiose finissero, abbiamo anche parlato col prete per questo. E poi l'altro motivo, badate bene, è perché c'era un problema di ordine pubblico, perché Taormina era invasa dai turisti e di conseguenza non si poteva sostenere un comizio qui. Ma da quando c'è lui come sindaco mi pare che i comizi, neanche a chi l'ha visto, si trovano più a Taormina rispetto a quelli che sono stati gli investimenti e i soldi che bruciano in questo palazzo. Però lui nel suo comunicato stampa, per darsi un tono, per gonfiarsi un po' di più, ha detto che e ha precisato tante cose che nulla c'entrano con la serata, con l'incontro di stasera, perché noi stasera non è che possiamo parlare dei bisonti della politica e degli asini che cercano di imitare i mafiosi, no, noi dobbiamo parlare dei veri mafiosi, quelli della regione siciliana, di quella mafia politica che sta dietro i candidati alla presidenza della regione. Non è che possiamo dare importanza ai bisonti e agli asini, De Luca non può dare importanza a questo abusivo, francamente, di questo se ne parlerà poi in campagna elettorale, alle prossime elezioni amministrative, quando ognuno presenterà il conto di quel che ha fatto, e il suo conto sicuramente sotto il profilo dei grandi risultati a Taormina è pari a zero, ma non perché lo dice De Luca, perché lo dicono i taorminesi, perché lo dicono gli imprenditori di Taormina, perché lo dicono tutte le spese pazze del sistema pubblico parallelo al comune di Taormina, perché ci sono alcuni baroni e consulenti che stanno succhiando il sangue ai taorminesi e perché le imposte dei taorminesi vengono utilizzate in giro per fare missioni, per fare questi giri da ministro degli esteri, ma non porta nulla al comune di Taormina. E vaffanculo a questo tipo, scusatemi, di politica che ovviamente non ci può appartenere, e ovviamente di questo poi ci penseranno i taorminesi a dare il vaffa definitivo, certamente non interessa a me, non voglio sporcare le mie scarpe con certi sederi, con tutto il rispetto, per cui non mi appartiene questo tipo di questione. Noi stasera siamo qui perché, come ricordava Jonathan, abbiamo avviato un percorso che è la conferma del percorso che abbiamo fatto in questi anni, perché è ovvio che improvvisarsi rivoluzionari è la cosa più semplice,
lo fa Frocetta, cerca di farlo anche oggi Musumeci, che pianta e cerca di piantare elementi di rottura col passato. Ma chi c'è dietro? Chi c'è dietro questi candidati? Ecco, quando parliamo della mafia politica, cioè di quelle strutture che hanno soffocato il nostro sviluppo e ammazzano chi va contro quel tipo di sistema. Come avete visto, questo sistema trasversale di mafia politica si è frantumato e si è suddiviso tra più presidenti della regione. Ma la cosa più bella qual è? Che ci troviamo anche con candidati alla presidenza della regione che sono stati battezzati da un personaggio politico, dopodiché quel personaggio politico ha deciso all'improvviso di candidarsi alla presidenza della regione. Ed ecco che ci siamo trovati a un certo momento che il PDL, che era stato preso a calcio nel sedere da Lombardo in questi anni, a un certo punto, quando Lombardo e Miccichè hanno lanciato Musumeci, e la cosa strana qual è? Che Musumeci nel 2008 si candidò contro Raffaele Lombardo e nel 2006 si candidò contro Cuffaro. Ma scusatemi, se questi soggetti non erano buoni nel 2006, nel 2008, se eventualmente erano dei mafiosi, se eventualmente erano dei parassiti, come sono diventati all'improvviso santi dopo che questo partito, dopo che Musumeci nel 2006 e nel 2008 si è schierato contro di loro? E allora qual è il problema? Il problema è quello dell'investitura, cioè se si viene investiti da un certo sistema, allora tutto il sistema si può salvare, tutti diventano santi. Questa è l'ipocrisia che noi non accettiamo da parte di questi signori, oggi impegnati a governare con onestà. Ma cos'è l'onestà da questo punto di vista? Chiediamoglielo e fategliela la domanda. È essere lavati con perlana e non avere problemi con la giustizia, è quello di essere lindi e possibilmente nulla facenti per i ruoli che si sono avuti, oppure si è onesti nel governare imbarcandosi i peggiori soggetti che in questi anni hanno governato? È da 20 anni o anche da 30 anni che certi sistemi governano la Sicilia, che a turno hanno avuto le redini della Sicilia, che a turno hanno creato schiavi sul territorio, che sono i precari dei comuni, i precari della forestale, i precari della formazione, i precari del consorzio autostradale, i precari del sistema delle partecipate regionali, i precari dell'ESA, cioè un mondo di politici che per poter continuare ad essere eletti a governare avevano bisogno di tenere sotto scacco e in schiavitù i siciliani. E allora l'unica soluzione che hanno trovato era stato quello di inventare posti di lavoro, non di creare posti di lavoro. I posti di lavoro inventarli è facile, perché poi ovviamente si tiene sotto scacco chi è naturalmente sotto ricatto. Invece crearli è un'altra cosa, perché per creare posti di lavoro è necessario un intervento sistemico, è necessario non avere sul territorio quegli avamposti che taglieggiano l'imprenditoria o che creano problemi ai comuni o che comunque hanno la filosofia del non si può fare, perché quando voi vi avvicinate alla sovrintendenza, al genio civile, alla forestale, a tutti quegli enti che rappresentano sul territorio la regione, che sono oltre 10 enti, con 10 dirigenti, con 10 uffici diversi, che spesso litigano tra di loro per un parere, spesso mettono nei guai il territorio e gli imprenditori. E allora, rispetto a questa filosofia del non si può fare, i quali naturalmente personaggi da chi sono nominati? Sono nominati dalla politica, sono nominati da quella casta, dipendono a loro volta dal ricatto della casta. Ecco perché diventa una filiera che, partendo da Palermo, arriva sul territorio e paralizza il territorio. Quando noi abbiamo detto e abbiamo inserito e lo continuiamo a sostenere nel nostro programma che bisogna abolire questo sistema,
che bisogna semplificare, che bisogna fare un ufficio unico sul territorio che rappresenta la regione siciliana. L'abbiamo detto sia perché deve finire il pizzo legalizzato nei confronti della burocrazia regionale, ma di questo nessuno ne parla, perché ovviamente quando poi nascono le divisioni per dare il posto di soprintendente a Tizio, il posto di ingegnere capo a Caio, e li possiamo con nome e cognome verificare, perché ognuno di questo ha un padrino politico e ognuno di questo magari è stato candidato in certe liste, come gli asini che diventano primari negli ospedali. Se controlliamo la maggior parte di questi primari, che poi dovrebbero mettere i bisturi sulla nostra pelle, sulla pelle dei nostri figli, la maggior parte fanno politica, sono stati candidati in delle liste del governatore, sono stati promossi e sono diventati primari. Ma voi pensate che noi possiamo continuare a lamentarci della sanità con questi personaggi quando il sistema politico li costringe, li utilizza come catalizzatori di voti e poi li premia sulla nostra e sulla vostra pelle? E questa è la Sicilia rinnovata che vogliamo, ma questo è il sistema che abbiamo da anni, ma di questo nessuno ne parla perché non conviene parlarne, perché ovviamente certe categorie che operano nel sociale sono utili perché sono catalizzatori di voti, e ovviamente noi da questo punto di vista non è che vogliamo generalizzare, perché non è che da questo punto di vista si possa dire che tutto è marciume, no, ma ne conosciamo bene però personaggi che proprio per politica o hanno scelto di sostenere alcune linee politiche o si stanno candidando alle regionali e poi stranamente sono stati promossi primari. E all'ospedale di Taormina, visto che siamo a Taormina, ci sono bellissimi esempi, e chissà se in futuro non ce ne saranno anche personaggi eccellenti della politica locale taorminese. Speriamo di no, perché se si è asini in politica, essere asini nel settore della chirurgia e quant'altro è molto pericoloso. Là ci vuole la ghigliottina, signori miei, per tutti, senza discussioni, per tutti. E allora, rispetto a tutto questo, e la rivoluzione alla fine è questo, è quello che vorreste fare ma non fate, è quello che vorreste rappresentare ma spesso si ha paura di farlo. Nel nostro cuore possibilmente il 90% dei siciliani non accetta questa Sicilia, però poi quando si tratta di scendere in prima persona, metterci la faccia, rischiarci personalmente, i pannolini non bastano perché ci si fa la pipì addosso. E questo poi quando qualcuno ci dice popolo di pecoroni, perché quando poi ci dicono così rispetto alle nostre lamentele che coltiviamo nel cuore, o magari non abbiamo neanche poi il coraggio di raccontare ai nostri figli quando ovviamente se ne devono andare perché la nostra terra non garantisce nulla, là in quel momento ognuno di voi, di noi, dovrebbe pensare cosa ha fatto nel proprio ruolo, nel suo piccolo, cosa ha fatto per cambiare le cose, da cittadino comune, da consigliere comunale, da assessore, da qualunque ruolo politico, da candidato di professione alle regionali, che ne abbiamo un sacco che si candidano in continuazione nella speranza di essere eletti, però nel frattempo avranno incassato magari la promozione nella medicina, piuttosto magari che sono diventati commissari tipo del Parco dell'Alcantara, che sono da questo punto di vista sempre frutto di inciuci, e da questo punto di vista non solo frutto di inciuci, queste sono gestazioni francamente che non è facilmente individuabile da un punto di vista di prodotto, sono situazioni incestuose che offendono non solo la politica ma offendono anche il nostro territorio, perché ci siamo sempre trovati poi con questi enti come il Parco dell'Alcantara che viene sempre utilizzato come un bancomat della politica, in funzione del servo di turno viene nominato un commissario e questi commissari fanno i servi della parte politica che li ha sponsorizzati, non potranno mai fare ovviamente gli interessi del territorio. Rispetto a tutto questo, l'interrogativo ve lo dovete porre voi,
Noi ce lo siamo posti in tempi non sospetti e stiamo andando avanti tranquillamente e serenamente. Stiamo facendo la nostra campagna elettorale e non ci stiamo ponendo il problema che si pongono o gli addetti ai lavori o chi finora non ha avuto il coraggio di reagire. Prendiamo il 5%, non lo prendiamo, se De Luca diventa presidente, non diventa presidente. Non è questo il tema. Ognuno di noi deve, da questo punto di vista, reagire secondo quella che è la visione personale, la visione obiettiva del mondo nel quale vive. E allora, se non si è pecore, bisogna reagire allo stato di cose nel quale ci troviamo. E qual è il quadro generale? L'abbiamo descritto, ma dall'altro lato ci troviamo anche con una regione siciliana che, oltre a centralizzare tutto il sistema delle autorizzazioni territoriali, non riesce a garantire sviluppo al nostro territorio perché non riesce a spendere le risorse comunitarie, e quindi il sistema delle edilizie è fermo, e quindi il sistema delle attività produttive è fermo. Però ci troviamo attualmente, per fare l'esempio paradossale, con l'assessore Venturi, assessore alle attività produttive, che è il rappresentante della Confindustria, che a sua volta ha denunziato alla Procura della Repubblica l'attuale, anzi ex presidente della Regione, perché ha nominato al suo posto il direttore di un ente regionale per lo sviluppo industriale. Pensate, ancora è assessore lì. Ma allora, quando noi continuiamo a dire litigano per la CUSA, non ci sono dubbi che la lite alla fine è solo questa, è solo di interessi. Ci troviamo con assessori che si denunziano tra di loro ma rimangono col culo incollato proprio là sulla sedia, non se ne vanno. E noi sabato prossimo abbiamo organizzato, e vi invito per questo a partecipare, una manifestazione a Palermo. Venerdì sera apriremo la nostra campagna elettorale a Piazza Duomo a Messina. Sabato mattina stiamo facendo una manifestazione a Palermo, una manifestazione di protesta per cercare di bloccare questo abusivo presidente della Regione che si è dimesso, continua a prendere 9.000 euro al mese, continua a fare nomine, continua a utilizzare i nostri soldi come bancomat per fare la campagna elettorale. Continua a spostare uomini da una provincia all'altra, continua a minacciare, continua a tenere un atteggiamento politico mafioso, continua a fare tutto ciò che non è pensabile che un presidente della regione dimissionario possa fare. E sabato mattina, sabato prossimo, saremo a Palermo, sabato mattina, proprio per lanciare definitivamente un appello a questo abusivo affinché esca definitivamente da quel palazzo e la smetta di utilizzare i soldi dei siciliani per farsi la campagna elettorale. E allora, volete ancora continuare con questi sistemi? Il 28 ottobre c'è ormai un appuntamento fondamentale per tanti di noi, anche per chi vi parla, che sta rifiutando in continuazione le forti pressioni che abbiamo per fare un passo indietro e per collegarci a uno dei due presidenti che sono papabili, perché ovviamente, ragionando questi signori come sempre, e cioè come se i siciliani continueranno ad essere pecoroni, ritengono di avere in tasca i voti e attualmente pensano di essere un testa a testa, come se da questo punto di vista già sanno ognuno di voi come voterà, qual è la vostra intenzione di voto, e di conseguenza le pressioni su di noi, perché in questo momento rappresentiamo già qualcosa, già spuntiamo nei sondaggi, già si comincia a vedere una certa reazione. Giovedì prossimo si vedrà che la lista è stata presentata in ogni provincia e di conseguenza, nonostante i ricatti, le minacce che hanno subito i nostri candidati, alcuni dei quali si sono dovuti anche ritirare perché ovviamente li hanno messo a repentaglio tanti profili che riguardano la vita personale, naturalmente rispetto a tutto questo, quale sarà la reazione in questa campagna elettorale? Con noi che comunque gireremo
tutte le piazze dei comuni, nonostante i tentativi di imbavagliarci e nonostante certi politici locali che agiscono con una sembianza, che agiscono con un'imitazione di quello che è stato finora l'atteggiamento del nostro ex governatore siciliano. Ma rispetto a tutto questo noi abbiamo la scommessa finale, lo sappiamo, e lo stiamo facendo con determinazione e la stiamo facendo con serenità, perché non c'è altra scelta da questo punto di vista. E non vorrei oggi fare una campagna elettorale nel dirvi e nel gridare che questa volta o si fa la Sicilia o si muore, cari miei, perché questo è stato un appello utilizzato dai nostri padri dello Statuto siciliano. Tanti di loro hanno perso la vita, tanti di loro hanno scritto con loro sangue il nostro statuto, oggi profanato, definitivamente dissacrato da questa classe politica indegna, parassita, che va cacciata via il 28 di ottobre senza appello, senza discussione. E allora è questa la valutazione che ognuno di voi deve fare. Certo, sappiamo bene quando la macchina dei compagni di merenda si mette in moto cosa esce da quelle macchine. E finora siamo stati inondati nelle campagne elettorali di posti di lavoro inventati, qualche posto di precario, qualche posto nella formazione, tutti posti inventati che in quel momento ci hanno creato l'illusione di aver risolto magari un problema, e magari quel posto mezzo inventato, poi ci sono stati 10 posti promessi. Ma rispetto a tutto questo credo che oggi i siciliani si sono resi conto che questo sistema non ha più neanche la credibilità di barare, di continuare a barare con i siciliani. Oggi è il momento, visto che finalmente sono emersi tutti i disastri di questo sistema, e abbiamo combattuto anni per far emergere questi disastri, abbiamo combattuto anni con migliaia di emendamenti nelle finanziarie per far emergere il debito che veniva nascosto trasversalmente da questa casta. Dopo tanti anni credo che i siciliani, rispetto oggi a una regione siciliana che ha oltre 10 miliardi di debiti, che continua a restituire soldi all'Europa, che ha speso solo il 12% delle risorse comunitarie, che utilizza i vostri soldi come bancomat personale, che si ritrova con una casta politica che continua a utilizzare i vostri soldi anche per quelle che sono prebende personali che non si possono più ovviamente consentire, perché dico sempre non è più possibile che ci siano i vitalizi, le pensioni, oltre all'indennità di ogni parlamentare, che vengono rapportati mediamente a 8-10 mila euro al mese perché si sono fatte 3-4 legislature. Tutto questo noi non ce lo possiamo più permettere, non ce lo potevamo permettere neanche prima, ma c'era l'illusione che rispetto a un palazzo, rispetto a un Parlamento che era equiparato al Senato della Repubblica, magari avevamo le risposte, avevamo i risultati degni di quelle risorse, perché quando i manager vengono pagati per bene ma danno risultati all'azienda, e allora, come si dice, tutte buone e benedette, perché da questo punto di vista si paga la produttività, si paga la qualità, si pagano i risultati. Visto che noi abbiamo avuto questi risultati, credo che all'intera classe politica che ci ha governato negli ultimi 20 anni dovremmo fare un'azione di risarcimento danni e farci restituire i soldi che si sono rubati con l'indennità e il vitalizio. E quindi un atto che noi abbiamo messo nel nostro programma è quello di tagliarli questi vitalizi, di ridurli drasticamente. E pensate che ci sono ancora personaggi che hanno fatto ricorso per impugnare una legge regionale che abbiamo fatto noi, che aboliva la doppia pensione, cioè quella regionale di parlamentare e quella di senatore o deputato nazionale, perché ovviamente ci sono alcuni soggetti che non si accontentano in questo momento di prendere gli 8-10 mila euro mese di senatore, no, hanno bisogno degli altri 8-10 mila euro di pensione della regione al mese, cari miei. E quindi quando si è fatta la legge per abolire questa doppia posizione ci sono stati ricorsi. Ma questa è onestà? Tutto questo come lo possiamo definire? Di questo non se ne può parlare, perché qua gli interessi sono trasversali, qua riguardano tutti i colori, qua riguardano la casta, chi tocca questi argomenti muore.
e infatti non se ne parla. Ora questi sono gli elementi di valutazione. Il disastro che abbiamo sotto tutti gli occhi, chi c'è dietro i candidati alla presidenza della regione. Dietro di me c'è gente comune, abbiamo fatto una lista di gente normale, libera, perché se è candidata con noi è libera, o perché non ha avuto mai niente dalla politica e da certi sistemi, o perché non spera niente di certi sistemi, o perché vuole realmente cambiare la nostra terra, si spende in prima persona con una persona, con un candidato alla presidenza della regione che certamente non gli può garantire di essere promosso in un settore piuttosto che in un altro, o non gli può garantire il posto di lavoro nemmeno come promessa, perché io mi vergognerei a fare una promessa del genere, soprattutto nelle campagne elettorali, cari miei, cosa che lasciamo fare agli altri. Allora, rispetto a tutto questo, dietro di noi gente comune, dietro di noi il popolo. Guardate dietro questi personaggi chi c'è, guardate se la casta non ha avuto l'abilità di dividersi su tre tronconi e quindi cercare di colpire separato, tanto questo sistema non consente a nessuno di avere la maggioranza e di conseguenza poi dovranno finire lo stesso assieme. Oggi si faranno la guerra in campagna elettorale, oggi diranno che è più bastardo uno rispetto all'altro, oggi diranno che la colpa è di Tizio e di Caio, ma noi tutti quanti non ci dobbiamo dimenticare che in questi 4 anni ha governato la Sicilia tutto l'arco costituzionale, questa volta non ci sono scuse per nessuno, tutti i colori politici, tutti questi partiti, tutta la casta ha avuto la possibilità di essere al governo e di continuare a governare, allora non, ecco perché non si può salvare nessuno di loro. Non hanno senso le foglie di fico e i candidati alla presidenza della regione col pizzetto onesto, e no, perché quando dietro poi si ha il piombo della mafia politica e allora ovviamente non basta più la dichiarazione di principio e soprattutto non basta e non serve l'ipocrisia rispetto a quello che è stato il percorso e la storia di noi, di ognuno di noi. E questi personaggi, questi candidati devono prima di tutto spiegare perché nel 2006, perché nel 2008 si sono candidati contro questo sistema e oggi stanno facendo la foglia di fico di quel sistema che ha messo in ginocchio la Sicilia e i siciliani. Che ce lo spieghino e poi magari potremo fare le nostre logiche riflessioni. Io non devo aggiungere altro, cari amici, se non quello che se non un ragionamento conclusivo e definitivo. La rivoluzione oggi è e deve essere un sentimento, non è un partito il nostro, non abbiamo inteso fare la brutta fotocopia di ciò che esiste. Noi abbiamo lanciato l'appello circa un mese fa e a questo appello hanno risposto tanti siciliani. Abbiamo formato le liste attraverso i nostri appelli, soprattutto anche attraverso Facebook, tanti candidati ci hanno contattato attraverso Facebook, hanno condiviso la nostra linea programmatica che abbiamo da oltre un mese esposto e si trova pubblicamente sui nostri siti, e abbiamo chiesto a tutti quanti di avere suggerimenti e contributi e sono arrivati oltre 1200 suggerimenti per completare il nostro programma. Abbiamo fatto tutto alla luce del sole e abbiamo candidati che da questo punto di vista possono vantarsi di essere persone normali, di non essere collettori di voti, ma di voler rappresentare quella sì normalità, noi sì che anche possiamo usare questo termine, quella normalità in una campagna elettorale che è già il bigliettino da visita, il primo punto, l'approccio rispetto a una campagna elettorale difficile che ognuno sta facendo con i collettori di voti, che ognuno sta facendo acquistando parlamentari da un versante all'altro, che stanno continuando nell'acquistarle anche in questo momento, e abbiamo ancora prima di lunedì, vi assicuro, altri spostamenti di parlamentari che da uno schieramento passeranno a un altro. E allora dico e ripeto a questi personaggi che vogliono governare con onestà, che vogliono fare la rivoluzione,
Ma quale onestà e rivoluzione se già state partendo tradendo quello che dovrebbe essere un obiettivo principale del vostro programma? E io ve l'ho suggerito, non dovete candidare tutti quei parlamentari che non hanno fatto nulla in questi 4 anni, che non hanno mai preso la parola e quindi si sono rubati lo stipendio, non hanno lasciato un segno della loro attività. Cominciate da quello, cominciate a evitare di riproporre ai siciliani i soliti soggetti che in questi 4 anni nulla hanno fatto all'interno del Parlamento. E allora sì che da questo punto di vista può veramente definirsi rivoluzione. E allora, e concludo, noi sì che siamo la rivoluzione. Noi l'abbiamo fatto, la scelta in tempi non sospetti di non candidare deputati uscenti. Io stesso, quando abbiamo definito la strategia, mi sono dimesso per iniziare questo percorso come tutti gli altri, nonostante le pressioni, nonostante ci dicono che potremmo essere deboli, abbiamo rifiutato la candidatura di deputati uscenti che in questi giorni fanno come i topi. Alcune navi stanno affondando, alcune navi politiche, e loro altro che schettino, topi di fogna, abbandonano la loro nave, sputano, urinano dove magari hanno mangiato in questi anni e scappano presso porti più sicuri. E il nostro territorio ha anche illustri rappresentanti che oggi hanno fatto questo salto da un lato all'altro e si presenteranno magari rinnovati col trucco rifatto per cercare il voto e carpire per l'ennesima volta la nostra fiducia. Con noi questo problema non c'è. Noi abbiamo messo già lo sbarramento all'inizio, avevamo detto all'inizio che non ci interessavano queste cose, ora quello che ci interessa è poter fare una battaglia per la Sicilia e per i siciliani fino in fondo. Siamo sereni, andremo fino in fondo senza alcuna esitazione, dopodiché il 28 saranno i siciliani di fronte a una scelta sincera, senza sospetti, senza ombra, che va giudicata per l'azione politica, non va giudicata per altri profili. Gli altri profili ognuno di noi nelle sedi opportune, quando sarà e come sarà, se li affronterà. Noi facciamo politica e vogliamo essere giudicati dal popolo siciliano il 28 d'ottobre per la nostra azione politica, e siamo certi che il 28 ottobre i siciliani premieranno la nostra battaglia, le nostre azioni forti che abbiamo fatto nel Parlamento, ma soprattutto premieranno questa forza nostra, questo nostro continuo andare avanti che riguarda la sfida della casta politica, che riguarda la sfida di chi fa politica con metodi mafiosi, che riguarda la sfida di quella classe politica che va cacciata definitivamente. Viva la Sicilia, viva la rivoluzione siciliana, viva tutti noi!